Ciao a tutti amici di xtmr.com, sono Ivan e benvenuti all'unboxing della SteelSeries Apex Gaming Keyboard. Vediamo la confezione. Questa tastiera di SteelSeries si caratterizza principalmente per una configurabilità particolarmente elevata, soprattutto nella retroilluminazione, come possiamo già vedere dalla confezione stessa, che permetterà all'utente di personalizzare in modo elevato, particolare, la tastiera stessa. Vediamo la confezione della parte frontale, abbiamo appunto raffigurata la tastiera, possiamo subito notare che ci sono 5 zone di retroilluminazione indipendente, quindi l'utente potrà appunto cambiare il colore nel blocco principale rispetto ad esempio ai tasti macro o al tastierino numerico, e sono presenti LED RGB, quindi con la possibilità di configurare 16,8 milioni di colori. Nella parte sinistra della confezione vengono appunto già riprese alcune caratteristiche importanti, come il profilo di tasti macro che è rialzato per dare un miglior feedback al giocatore, le zone, 5 zone appunto retroilluminate con 16,8 milioni di colori, e lo SteelSeries Engine, che è il software per la configurazione e la personalizzazione della tastiera. Vediamo la confezione nelle parti laterali. Possiamo vedere alcuni esempi di controllo della retroilluminazione, eccoli qui, quindi totale dello stesso colore, in questo caso blu, tutta gialla con l'area principale che comprende i tasti alfabetici, diciamo, verde, oppure tutta diversa. Nella parte inferiore sono presenti alcune, ecco qua, giriamo la confezione, alcune foto della tastiera stessa, ad esempio una foto che una foto particolare rappresenta appunto il profilo della tastiera, che è molto sottile e particolarmente futuristico. Sono poi foto dei tasti e della tastiera nel suo insieme. La parte posteriore invece è quella che riprende maggiormente le informazioni di tipo tecnico. Abbiamo una immagine che ci permette di visualizzare alcuni aspetti caratteristici del prodotto secondo SteelSeries, quindi appunto la possibilità di gestire 4 livelli, 4 profili di macro, configurazioni di tasti macro, scusate, i tasti USD, cluster USD, che dovrebbe essere particolarmente veloce e reattivo, l'hub USB e poi la possibilità di gestire, di creare, scusate, delle combinazioni di tasti per permettere lo swapping veloce. Le informazioni tecniche, le caratteristiche tecniche sono riprese nella parte più a destra della confezione, non c'è l'italiano, ma comunque possiamo vedere che è una tastiera caratterizzata da un profilo basso, con tasti macro. Abbiamo la possibilità di gestire la retroilluminazione con 8 livelli di intensità per zona e 16,8 milioni di colori, ci sono 22 tasti macro e 4 livelli di configurazione profilo. Abbiamo appunto un profilo dei tasti particolarmente rialzato per quelli macro per migliorare il feedback per quanto riguarda l'utente. Controllo indipendente per quanto riguarda il volume e il playback video e audio. Abbiamo poi la barra spaziatrice, particolarmente, non so se si riesce ad apprezzare già dalla foto, ma particolarmente generosa, grande rispetto allo standard, diciamo quasi due file di tasti, come potete osservare se prendiamo come riferimento i tasti controllo laterali. Poi vabbè, ovviamente cavo in trecce di tessuto antitaglio, hub USB, possibilità di controllare la retroilluminazione, disabilitare il tasto window senza il software, quindi in modo indipendente. Vediamo se abbiamo dimenticato qualcosa. La corsa dei tasti breve per aumentare la velocità dell'input, e poi vabbè, ci dà delle informazioni riguardo al supporto del software, quindi la compatibilità con i sistemi operativi, e poi la presenza ovviamente di piedini in gomma per migliorare il grip con la tastiera, quindi, con la scrivania, scusate, e quindi la stabilità del prodotto. Apriamo la confezione. Come al solito per quanto riguarda le tastiere abbiamo sempre un attimo un problema, perché lo spazio è sempre troppo poco. Ok, un secondino che riusciamo ad estrarre due parti e ci liberiamo di quella esterna. Come tipicamente accade, abbiamo una confezione esterna e poi una interna che protegge la tastiera stessa. Vediamo un attimino come si apre questa interna. Ecco qui, ci sono le chiusure ed ecco la tastiera stessa. Tastiera che appare subito di dimensioni particolarmente generose, estraiamola dalla confezione, ma è anche molto leggera rispetto a quello che siamo abituati ultimamente con le tastiere di tipo meccanico, che pesano particolarmente di più.
Oltre alla tastiera stessa abbiamo, vediamo un attimino dentro la confezione cosa è presente, manuale penso basta. Sì, ok. Ok, posiamo la tastiera e togliamoci la scatola per avere più spazio a disposizione. Ok, ecco qui. Vabbè, il manuale c'è caduto, comunque abbiamo il manuale introduttivo, la guida introduttiva con l'adesivo come sempre per quanto riguarda SteelSeries e la tastiera stessa, eccola qua davanti a noi. Tastiera che si caratterizza per la presenza di innanzitutto un design particolare, come possiamo osservare già nella parte frontale, togliamo la pellicola che protegge le parti lucide, eccola qui, abbiamo l'utilizzo di plastica bucciata come finitura esterna e lucida nella parte interna dove c'è il blocco, tasti a profilo ribassato, eccolo qui, non so se si può osservare, vediamo se riusciamo a... ok, si apprezza. In particolare per quanto riguarda quelli macro, nella parte superiore, eccoli qui, come vedete profilo rialzato, che permette facilmente di capire quale tasto si sta premendo tra i due. Nella parte frontale possiamo osservare quindi nel lato destro della tastiera, ecco qui, i tasti per il controllo del volume e del playback, mentre nella parte sinistra ci sono i tasti per il controllo delle macro e dei layer, come li chiama SteelSeries, per la gestione dei profili. La tastiera ha un layout italiano, sembrerebbe, sì, e nella parte posteriore è presente l'hub USB con due porte USB integrate. Vediamo subito il retro della tastiera. Il retro della tastiera è particolare perché non offre i piedini per regolazione dell'inclinazione, sembrerebbe, tipicamente presenti sulle tastiere. Mentre il profilo laterale, se riusciamo a inquadrarlo interamente, eccolo qui, è decisamente particolare e si retroillumina. Quindi avremo anche una illuminazione, scusate, laterale. Lo space è molto largo, se si riesce a inquadrare bene, è particolarmente largo rispetto ai tasti tipici delle tastiere, lo space tipico. Abbiamo una corsa molto breve di questi tasti, devo dire veramente, veramente breve rispetto a quanto siamo abituati sia in una tastiera membrana sia in una tastiera meccanica, e il profilo stesso dei tasti basso ma non piatto come su altri prodotti di questo tipo. Il cavo in traccia di tessuto è caratterizzato da due connettori USB, eccoli qui, probabilmente il principale che offre sia la funzione di dati che di alimentazione, mentre il secondo è semplicemente ausiliare per l'alimentazione stessa. Abbiamo poi ovviamente nella parte alta dei LED di stato e il logo SteelSeries che non dovrebbe, forse si retroillumina, lo scopriremo poi durante la recensione. Vedremo quindi durante... Ah, un altro aspetto caratteristico della tastiera è il tasto ESC, vediamo se riusciamo a farlo vedere bene, che è particolare e più grosso rispetto a quello di una tastiera normale. Vedremo nel corso della recensione sul nostro sito www.extremehardware.com maggiori informazioni di questa tastiera, vedremo la tastiera, i driver per la configurazione della tastiera, le possibilità. Un aspetto che incuriosisce ed è comunque un aspetto importante, questa tastiera supporta anche un key rollover particolarmente elevato che dovrebbe essere di pari a 20. Per quanto trattandosi di una tastiera membrana, è una caratteristica importante e che valorizza il prodotto, che per molto tempo nell'ultimo periodo era stato un appannaggio delle tastiere meccaniche. Adesso anche le tastiere membrane si stanno muovendo verso questo aspetto, quindi offrono key rollover particolarmente importanti, 20 un valore davvero elevato, pari a quello della Corsair K70 che abbiamo recensito poco tempo fa. Quindi, come ho detto, durante il corso della recensione vedremo maggiori informazioni, maggiori foto, maggiori impressioni d'uso su questa tastiera. Continuate a seguirci sul nostro sito www.extremehardware.com. Un saluto da parte di tutto lo staff.